Voglio dire due cose allora, intanto da quello che ho sentito già da queste vostre dichiarazioni, da questi interventi, capisco, intuisco, vista l'età che tutti avete, che insomma siamo leggermente avanti, che storytelling, esperienza, competizione, vedo che si elaborano concetti che sicuramente sembrano più di persone un po' più grandi della vostra età, voi siete state crescendo, quindi bene, mi viene da pensare alcune cose. Uno, intanto, che sono contento che la città di Ragusa vince un premio, quindi la scuola che si svolge a Ragusa con ragazzi e ragazzini ragusani arriva in un contesto nazionale e arriviamo primi, e quindi io che sono il sindaco di questa città ovviamente sono contento di questo fatto, giusto, siamo orgogliosi, perché io, voi siete contenti, ma anche io sono contento perché il nome della città di Ragusa è stato portato avanti con risultati importanti. Questo mi fa piacere, vi ringrazio, e non è un caso quindi oggi siamo qui. Questo è il posto dove si svolge l'attività pubblica della città. Questo, siete seduti, sapete dove siete seduti? Qualcuno lo sa dove siamo qui? Qualcuno che si sente? Nell'ufficio. Nell'ufficio? Nel suo ufficio. No, questo non è l'ufficio. Dove il consiglio comunale? Si decide chi è l'accusato. Bravo, questa è l'aula del consiglio comunale. Perché qui, questi banchi dove siete seduti? Aspettate un attimo. Siamo alla sala consigliare. Questi banchi dove siete seduti voi, di solito si siedono i consiglieri comunali. Sapete chi sono i consiglieri comunali? Sono quelli là che sono eletti dal popolo ragusano, dai cittadini ragusani, proprio per rappresentare i cittadini nel luogo delle istituzioni. Quando si prendono decisioni, come fare, cosa fare nella città di Ragusa, le decisioni si prendono lì in questa stanza, in quest'aula. Quindi questo posto rappresenta un posto istituzionale importante. Non è un caso che voi, che siete stati bravi, siete messi in mostra, che avete un premio in ambito nazionale, siete ricevuti nel luogo più importante dell'istituzione ragusana, nel posto, diciamo, nella casa dell'istituzione, ed è una cosa importante. Voi dovete ricordare questo momento, avete delle foto, quando crescerete, qualcuno di voi sicuramente vorrà fare il sindaco. Chi lo vuole fare il sindaco? Qualcuno vuole fare il sindaco quando cresce? Quando farete consigliere comunale il sindaco, vi ricorderete che eravate già stati qui in questo posto. Noi siamo contenti perché c'è una scuola di eccellenza. Facciamo complimenti a voi, agli insegnanti, ai genitori. Io ho capito quando un giorno fa sono andato a trovare una scuola di eccellenza dove veramente i ragazzi hanno la possibilità di formarsi, di crescere in modo migliore. Questo è una cosa che va a vostro merito. Noi abbiamo tutto l'interesse, no, che nella nostra città, nella nostra comunità, i ragazzini crescano bene, crescano con dei principi, no? Crescono anche con una maturità che poi già dimostrate di avere. Perché siamo interessati a questo? Perché noi vogliamo che i ragazzi, la vostra età, i ragazzini, la vostra età, i bambini, cioè, quando crescete diventate dei buoni cittadini. Allora, per diventare dei buoni cittadini bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna leggere molto, bisogna stare insieme agli altri, bisogna fare le cose che avete fatto voi adesso a Milano, cioè partecipare a concorsi, competere, come è stato detto, però sempre usando la correttezza, sempre rispettando le regole. E so che questo succede alla nostra scuola, in questo modo noi siamo sicuri che voi diventerete dei bravi cittadini, e noi siamo contenti di questo, ovviamente, perché è un obiettivo che abbiamo tutti quanti. E quindi vi ringraziamo, ovviamente i soliti genitori quanto impegno ci mettono, molto di fatto ricordo quando seguivamo le attività dei ragazzi, però credete, non così, posso dire, non a questi livelli, non con queste iniziative, noi massimo facciamo la città a Palermo, seguivamo i bambini in giro così, ma non a questo livello. Complimenti, diciamo che possiamo dire che siamo in buone mani, possiamo dire. Grazie, un applauso a te. Tutto quello che fa l'amministrazione, tutto quello che fa una città, no? Lo fa per chi? Per voi lo fa, per chi verrà dopo, almeno così dovrebbe essere. Noi cerchiamo di fare in modo che la nostra città diventi sempre più una città accogliente, una città dove si può lavorare bene, una città pulita, una città decorosa. Una città è pulita, una città, insomma, c'è qualche strada così. Va bene, ognuno di noi deve fare la propria parte, diciamo, per rendere la città sempre più bella, sempre più bella. E vi assicuro, bambini, non so se questa cosa l'avete già capito, ma noi ragusani siamo un po' fortunati rispetto a tanti altri che stanno in altre città, perché comunque la nostra città è una città che ha delle qualità molto elevate, delle potenzialità e delle bellezze, dei requisiti che la pongono veramente in una posizione molto alta. Cioè, nel contesto siciliano, Ragusa è sicuramente una città dove c'è un senso civico, un
senso di rispetto, non so, rispetto alle regole molto più accentuato, che altrove. Vuol dire anche merito di chi si occupa della formazione dei nostri ragazzi. Va bene? Grazie. 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 Grazie.